Dopo Arrigo Sacchi, Fabio Capello. In 5 anni di impero ha conquistato 4 scudetti e una Coppa dei Campioni. Ha perso 2 finali europee con formazioni in condizioni precarie. Questo il bilancio dell'allenatore che ha regalato al Milan più scudetti e che si è visto mettere in discussione l'anno scorso al momento del contratto. O vinci o te ne vai. Capello, grande estimatore del presidente Berlusconi, ha vinto e se n'è andato al Real. Perché? Se il Milan c'ha l'olio benedetto in testa e pensa di vincere sempre, io credo che questo non sia una considerazione giusta. Bisogna considerare quello che uno vale e quello che uno fa. Allora si cerca un capo espiatorio, allora io non faccio capo espiatorio. Sicuramente questa non era la squadra più forte negli ultimi 3 anni. La decisione, quando uno mette delle clausole, vuol dire che c'è qualcosa che non quadra. A quel punto io ho deciso che per me la corsa al Milan era finita. Clausole, capro espiatorio, olio benedetto, tutto l'orgoglio di un uomo che ha saputo vincere con un attacco mitraglia quando c'era Van Basten, con i prodigi del collettivo e di gol di Massaro allorché c'è stato da far senza l'olandese, affidandosi alla difesa, una difesa di ferro quando c'è stato da fare esercizio tattico, ed usando l'organizzazione e le prodezze di UEA in questa stagione. Un allenatore a cui non sono stati certamente negati i mezzi per vincere, ma che ha dovuto conciliare le esigenze tattiche con la voglia di giocare di campioni che in altre squadre sarebbero stati titolari a vita. Nessuno ha vinto come lui, ma soprattutto nessuno era stato costretto finora ad andarsene dopo aver vinto tanto. Qualcosa non quadra, qualcuno ha sbagliato e non ha voluto ammettere gli errori. Ferma qui. Una vittoria che ripropone le ambizioni del Genoa lontano dalle prime in campionato. Una vittoria nel mitico stadio londinese di Wembley, prossimo alla dismissione, che stimola l'arguzia del toscano Galante, autore di uno dei 5 gol che hanno spento le velleità dei modesti avversari del Port Vale. Fa il gol, fallo qui in questo stadio che poi chiude, quindi non lo... se non facevo gol qui non lo facevo più. Un pomeriggio indimenticabile soprattutto per Gennaro Ruotolo, contratto con il club rossoblu sino al 2000. Una tripletta da attaccante consumato. Ha aperto le marcature al 12° del primo tempo, ha annichilito la formazione avversaria con un repentino 1-2 ad inizio ripresa. Un Ruotolo straordinario che ha corso senza soste per tutto il match, capitano d'un Genoa che ha presto capito di poter vivere calcisticamente un pomeriggio privo di paure. Ruotolo, 29 anni, è stato anche uno dei protagonisti di un'altra storica vittoria per la società genovese. 4 anni or sono in Coppa UEFA all'Anfield Road di Liverpool. Più esaltante quella di allora, forse, più suggestiva quella odierna. Da Osvaldo Bagnoli a Gaetano Salvemini e tanto, tanto Genoa, anche sugli spalti del monumentale impianto londinese. Per noi dovrebbe essere un inizio, perlomeno portare avanti con grande umiltà questo lavoro, crederci ancora perché ne abbiamo le possibilità, augurandoci che questo risultato ci dia morale. Calcio inglese è ancora abbastanza didattico, possiamo dirlo, queste palle lunghe. C'è una differenza anche di mentalità, di cultura, però basti vedere che pur perdendo hanno sempre sostenuto la loro squadra, hanno sempre applaudito, si sono divertiti, per loro è uno spettacolo. Dovrebbe essere così anche da noi. Ruotolo, Galante, Montella. La trilogia non poteva essere completata che dallo sgusciante centravanti. Sua, la rete del 3-0 realizzata con una perfetta coordinazione tronco-gambe. Al microfono di Paolo Paganini spiega senza trionfalismi. Premetto che tutti i gol sono belli e fa sempre piacere farli, poi farne uno così bello in questo stadio si prova un'emozione particolare. Abbiamo visto i 5 gol del Genoa, rimangono le 2 realizzazioni del Vale, la stessa matrice, il 33enne Martin Foyle, ma risultato già delineato. Una rete ciascuna incassata da Pastine e da Spagnolo che lo ha sostituito. E mentre il Genoa va in passerella sotto lo sguardo paterno di Enzo Berzot, il domani si chiama Cesena, per capire tra una settimana se i fuochi sono stati riaccesi. Un pugliese fa sentire al Padova il profumo del primo successo e manda il Bari sempre più giù.
Nicola Amoruso, nazionale under 21, nato a Cerignola, cannoniere raffinato, realizza una doppietta che riporta in quota il Padova. Aspettavamo tanto questa vittoria, finalmente è arrivata, una grandissima partita, abbiamo creato tanto, per fortuna abbiamo anche concretizzato. Per il Bari, presentatosi allo stadio Euganeo con i nuovi Ingson e Ripa, un altro stop esterno, il quinto. La parola a Materazzi. Partiamo per fare una gara e ci troviamo sotto di un gol, dobbiamo cambiare atteggiamento e diventa difficile, specialmente contro un Padova che oggi così è stato veramente pimpante, agile, veloce e così ci ha messo in difficoltà. L'incontro dopo tre minuti assume una fisionomia favorevole alla squadra veneta. Alberga, il portiere all'esordio stagionale che ha preso il posto dell'influenzato Fontana, è in vantaggio su Amoruso. Tocca la palla ma non trattiene, Amoruso si gira e mette la sfera nell'angolo opposto. Il Bari, che a centrocampo rilancia il portoghese Xavier, schiera da laterale destro lo svedese Ingson, ha una reazione orgogliosa ma non trova la porta avversaria. Quando Protti non segna, son dolori. Il Padova intasa i corridoi centrali, soffre un po' sulla fascia sinistra dove Coppola non riesce ad arginare la vivacità di Gautieri, tant'è che nella ripresa Sandriani lo lascia negli spogliatoi preferendo gli Quicchi. Ciocci, che a Padova è tornato ad essere il giocatore guizzante di qualche stagione fa, invoca il rigore, Pellegrino non è d'accordo. Sconziano spinge all'impazzata sulla fascia destra, ispira Ciocci che si beve Ripa e Ricci e sigla il 2-0. Il Bari è frastornato, Xavier va a velocità di crociera, Ingson perde lucidità ed appare macchinoso, Protti fa il rifinitore per Ricci che però trova Giampietro pronto ad evitare il gol. Nel Padova entra Vanutrek al posto di Ciocci, si fa notare Crack, velocissimo anche in campo, non solo in auto. Il Bari perde Protti, espulso per proteste, chiedeva il rigore per un intervento di Lalas. Ma è ancora Amoruso a far entusiasmare i suoi tifosi con il delizioso pallonetto del 3-0. Sentiamo Sandriani. Il Bari ha sofferto il nostro ritmo, la nostra intraprendenza, la nostra voglia e la nostra determinazione di far punti. Su Padova-Bari per la Domenica Sportiva a Franco Strippoli, interviste di Maurizio Busato. Una partita tremenda contro il Parma, quindi questa settimana bisogna cercare di dimenticare e ripartire da domenica. Così a Stadio Sprint Fascetti dopo 90 minuti disastrosi. E dire che era iniziata così bene per il Bari. Il dietro le quinte della partita rimandava l'immagine di un buon umore ritrovato. Battute spiritose tra Fascetti e il presidente Matarrese. La squadra a riscaldarsi con Xavier a ripassare il suo nuovo ruolo di libero. Ma poi è iniziata la gara e Fascetti ha mostrato tutta la tensione dell'esordio. Anche se un KO così pesante di certo non se l'aspettava. La Cremonese ha cominciato bene, dopo 8 minuti subito in gol, la punizione di Maspero, ma l'autorete è di Brioschi. Fascetti rimane impietrito. Per fortuna c'è Anderson, che oggi si è mosso bene, a riportare in pareggio la situazione e a riportare un piccolo sorriso sul viso di Fascetti. Ma il Bari oggi sembrava essere entrato in un flipper nel ruolo di pallina, sbatacchiata qua e là dagli avversari, che al 27esimo hanno segnato il secondo gol con un colpo di testa di Gualco. Niente paura, siamo solo sul 2-1. Peccato che la Cremonese oggi non si voglia accontentare e, capito l'avversario, infierisca più non posso. Così tocca a Floriancic segnare ancora una volta di testa per il 3-1. Bari mi porta bene, ho segnato quasi tutte le partite quando ho giocato contro Bari e ho quasi sempre vinto col Bari a casa. Direi che mi aspettavo una partita così, non che potevamo vincere con un risultato così grande, però direi che mi aspettavo una vittoria. E il Bari esalta anche Perovic, che al 42esimo porta 4 le reti dei grigiorossi. Non è finita Fascetti, non è finita. All'appello manca Aloisi, che si presenta al 46esimo davanti alla rete per il 5-1. Vabbè, sembra dire Fascetti, allora continuiamo a farci del male. E infatti un quarto d'ora di pausa, ma si tratta dell'intervallo, e nella ripresa si ricomincia a segnare. Aloisi ci entra ancora alla porta all'11esimo, ma il gol è in fuorigioco. Non se la prende Simoni, del resto è già pagato. Io non è che sono proprio contentissimo del 7-1, sono molto contento di aver vinto. Una vittoria anche di 3-1 mi avrebbe lasciato soddisfatto, perché è fine esagerato e gli avversari non meritavano una punizione di questo genere. D'altra parte il calcio è fatto così.
Comunque sia, nella cronaca mancano due gol che subito vi proponiamo. Il primo arriva al 15° con un colpo di testa di Perovic che sigla una doppietta e porta a 6 le reti grigiorosse. Simoni concede anche la passerella dei suoi giocatori, escono De Agostini e Aloisi con una ovazione del pubblico, esce al 21° anche Perovic che salterà probabilmente la partita con il Piacenza per una contrattura alla coscia destra. Entra al suo posto Tentoni e anche lui ritrova i numeri che da tempo non riusciva più a fare. E anche il gol al 28° è il 7° sigillo, l'ultimo. Mancano ancora 17 minuti alla conclusione e sembrano un'eternità per il Bari e per Fascetti, che ora starà meditando. Che fare con questa squadra? Certo, 7 gol sono difficili da dimenticare e domenica c'è il Parma. Mancini lo attendeva, che però avvenisse in una domenica importante per Signori nessuno poteva intuirlo. Zeman vive l'ora della vigilia da solo in uno stadio vuoto, simbolo delle difficoltà vissute nelle ultime settimane. Sarà anche per questo che neanche la vittoria lo invoglierà a parlare. Si comincia con i tifosi della Lazio scettici, solo striscioni intrisi dall'ironia per la loro squadra, reduce da 3 sconfitte consecutive. Discorsi opposti per la Sampdoria, 9 punti in 3 gare erano la premessa per affrontare senza impacci un'altra trasferta da brividi. Ci volevano nervi saldi, certo, e chissà che proprio questo abbia dirottato la fascia di capitano dal braccio di Mancini a quello di Invernazzi. In campo la Lazio si riaffida a Winter, assente contro il Parma e in Coppa Italia. Gli esiti ben visibili al 18°, geniale il passaggio che consente a Signori di realizzare la rete che interrompe l'equilibrio. Eriksson capisce che è il caso di rivedere qualcosa nell'assetto tattico, ma l'infortunio di Rambaudi, con l'ingresso in campo di Casiraghi, caricano la Lazio di una potenza che risulterà devastante. Il finale del primo tempo è un sussulto che non si interrompe. Minuto 38, Mihajlovic trova la complicità di Francesco Mancini nella punizione che gela l'Olimpico. L'1-1 regge però pochi secondi. Pagotto frana su Casiraghi e l'arbitro Bazzoli decide per il rigore, l'ideale per concretizzare la 7ª rete stagionale di Signori. Oggi sicuramente la squadra si è espressa molto bene. Così ci ha sbloccato anche subito il gol, di conseguenza è stato tutto più facile, anche perché, ripeto, venivamo da una settimana difficile, o perlomeno da un periodo di un mese molto difficile, e oggi tutti ci tenevamo a fare bella figura, ci siamo riusciti. Questione di attimi, la Sampa si dissolve nel nulla, la Lazio intuisce che può trovare un vantaggio ancora più rassicurante. Le azioni sono fluide, la sorte è di quelle benevole. Mihajlovic spiazza Pagotto sul tiro di Boxic, la sensazione è che l'episodio possa chiudere la gara. Ripresa e la Lazio ripresenta Orsi in porta al posto di Mancini. Versione ufficiale è che problemi muscolari abbiano reso necessario il cambio. In campo i padroni di casa iniziano a maramaldeggiare, emblematico che il gol del 4-1 lo sigli Winter al termine di un'azione che la memoria non cancellerà tanto facilmente. La Samp prova allora ad inventarsi qualcosa coi cambi. A tenerla a galla ci prova Chiesa, il migliore tra gli ospiti, che al 20° si rivela cinico e ormai non è più una novità. Io spero di far bene la mia parte, la sto facendo in 3 partite, 7 gol. Cerco di continuare, adesso sabato ci aspetta un'altra partita durissima contro il Napoli. Questa è però una Lazio che non vuol sentirsi in imbarazzo. Pesaresi si trasforma in inconsapevole collaboratore di Casiraghi, che il 5-2 non lo può davvero sbagliare. Dopo tanti pomeriggi da dimenticare, i biancocelesti pensano che strafare è cosa che possono permettersi. Al 25° Signori decide di dedicarsi agli altri. L'invito per Fuser è di quelli che possono essere ripagati solo con la rete, e lui esegue come meglio non potrebbe. Nella Samp Mancini continua a darsi un grande affare, forse anche troppo, nell'azione che Jacopino concluderà poi sul palo. Nulla sarebbe però cambiato, come poco muta il contatto tra Gottardi e Chiesa che provoca il secondo rigore del pomeriggio. Chiesa realizza così la sua 7ª rete in 3 domeniche e il 6-3 che non cambierà più. Resta solo il tempo per esaltare le doti acrobatiche di Pagotto, uno che ha poche colpe per davvero, e per assistere ad uno spunto che fa rivedere il Mancini dei momenti migliori. Da Roma per la Domenica Sportiva, Fabrizio Failla. Interviste in collaborazione con Gianni Bezzi.
Le smorfie di Berti prima dell'inizio della partita a significare i dubbi e le perplessità che circondano ancora quest'Inter. Un Inter che Hodgson manda in campo con Fresi e Carlos a centrocampo, ma un Inter che comincia abbastanza bene. Appare ben disposta la formazione interista e questo lungo traversone di Carlos per poco non trae in inganno Fontana. Fresi in posta sulla destra, molto buona la sua azione, salta in dribbling Ingesson, poi effettua il suggerimento da quest'altra parte per Ganz che ha un felice arresto, mantiene la calma, tocca fuori per Carlos che con il destro lascia partire una gran sventola, Inter in vantaggio. Rivediamo la conclusione del brasiliano, nulla da fare per Fontana. Il Bari però dimostra gran carattere e dimostra buona pericolosità, soprattutto sulle palle alte. Inter ancora pericolosamente in avanti, si salvano con un po' d'affanno i difensori del Bari. Hodgson dice che va bene così, ma si compiace forse un po' troppo presto. Infatti il Bari continua a creare occasioni su occasioni. Su questo tiro d'angolo il colpo di testa vincente di Sala per l'1-1 alla mezz'ora di gioco, il primo gol per il difensore del Bari in Serie A, Pagliuca forse un po' in ritardo. Pagliuca comunque si fa abbondantemente perdonare poco più tardi deviando il tiro ravvicinato di Protti. Su un capovolgimento di fronte protesta l'Inter per questo strattone in area ai danni di Ganz, lascia correre l'arbitro Treossi, ma il Bari è tutto proteso in avanti e qui Pagliuca è molto bravo su Gerson. Rivediamo la parata del portiere dell'Inter nei confronti del brasiliano. In avvio di ripresa sembra che l'Inter si scuota un po', buona iniziativa da parte di Zanetti, esterno, e Ganz viene anticipato in uscita dal bravo Fontana. Il Bari però recupera subito l'iniziativa e qui c'è questo fallo in area di rigore su Protti che viene stretto, come rivediamo, da Paganin e Pistone. Anche in questo caso l'arbitro non ritiene di dover intervenire nonostante le grandi proteste dei giocatori del Bari. Ancora in avanti l'Inter, ma Berti cerca il tocco raffinato, non era il caso. Protestano ancora i baresi per questo fallo su Anderson, il fallo è fuori area ma forse era stato commesso dall'ultimo uomo. Lascia correre l'arbitro che invece è fiscale poco più tardi espellendo Bergomi per questo intervento su Protti. Inter in 10 senza il suo capitano e lo stesso Protti poco più tardi lascia partire un gran destro, il tiro è fortissimo, il pallone è bagnato e centrale, lo sfiora solo Pagliuca, Bari in vantaggio, 2-1. Protti che torna in vetta alla classifica dei cannonieri. Entra Carbone nelle file dell'Inter, proprio Carbone si fa soffiare il pallone da Gerson che tocca in mezzo, Ingesson 3-1 per il Bari e Inter in completo blackout. A tempo scaduto, Anderson colpisce la traversa e Protti segna il 4-1, suo secondo gol personale che gli consente di tornare da solo in vetta alla classifica dei cannonieri. Rivediamo il colpo di testa vincente da parte di Protti a tempo abbondantemente scaduto. 4-1 per il Bari sull'Inter, grande prestazione della squadra di Fascetti. In campo non tutto gira per il verso giusto, ma in sala stampa il difensore viola Padalino trova la voglia per scherzare. Niente, la Fiorentina di quest'anno è capace di tutto. Credo che oggi sia valso veramente il prezzo del biglietto. 10 gol in 90 minuti, una vera manna per il pubblico. Sin dalle prime battute si capisce che l'incontro regalerà gol ed emozioni in quantità industriale. Sono trascorsi pochi minuti quando Longhi confeziona un assist d'oro per Baiano, che non ha difficoltà a piazzare la palla all'incrocio dei pali. Per il Padova già col morale sotto i tacchi è subito notte fonda. La Fiorentina, che certo non ha bisogno di simili regali, in vantaggio con il minimo sforzo gioca con autorità, costruisce più di un'occasione da rete, concede poco o niente agli avversari. In poche parole, fa la partita. La chiude addirittura con Robbiati, libero di infilare con un preciso diagonale Bonaiuto. Messa da parte la pratica Padova, i viola nella ripresa in campo con la novità Banchelli al posto di Baiano ne aprono un'altra, cercare di mandare in gol Battistuta all'asciutto ormai da troppo tempo.
Una formalità dopo una brillante discesa di Carnasciali conclusa con un perfetto cross in area per Rubiati, puntuale arriva la zampata dell'argentino. A questo punto sembrerebbe tutto finito. Manco a dirlo, la Fiorentina decide di riaprire la gara. Amoruso e Vlahovic affondano nella retroguardia viola con sconcertante facilità. Toldo è costretto in pochi minuti a capitolare 4 volte. Abbiamo dimostrato che la squadra è in una situazione abbastanza brillante, ma sbaglia troppo perché è tesa, è preoccupata e in fase difensiva questi errori si pagano. Dovevamo restare fino in fondo, concentrati, invece alcune volte non siamo stati ben concentrati. Speriamo di averli incassati tutti oggi e di andare a Roma con la mentalità giusta, perché con la Lazio ci sarà da lottare e da soffrire. Tra i gol di Amoruso e Vlahovic, i padroni di casa trovano la forza di tenere al sicuro il risultato con altre reti. Prima con Banchelli sulla respinta del portiere veneto, poi con Rui Costa, pallonetto forse leggermente deviato da Rosa. Infine ancora con Battistuta, che grazie al rigore trasformato può raggiungere in vetta la classifica cannoniere, Signori e Protti. Ranieri, 100 volte in panchina in campionato con la Fiorentina. Sì, non l'avrei mai immaginato. No, sono contento perché anche se non lo dimostro, lavoro bene qui a Firenze e quello che più conta per me è lavorare con cuore e qui ce la sto mettendo tutta. Da Firenze per la Domenica Sportiva, Enzo Baldini. Quanta voglia di vincere aveva Firenze, quanta voglia di alzare al cielo una coppa per un trionfo che mancava da 21 anni. La notte magica di Firenze si tinge di viola. Oltre 30.000 tifosi in festa, dopo aver visto la partita su un maxi schermo allestito allo Stadio Franchi, hanno aspettato la squadra di ritorno da Bergamo per gioire insieme. E che gioia! Cori, canti, quasi fino all'alba, per una notte che la città ricorderà a lungo e che spera di poter ripetere presto. E il più felice è l'autore del primo gol, Amoruso, bloccato da Marcello Lazzarini. È una grande soddisfazione, una grande gioia, non sapevo neanche cosa fare perché non avevo mai avuto un'emozione del genere, infatti non sapevo dove andare, è stato eccezionale. Assaporato il gusto della vittoria, la parola d'ordine ora è continuare a vincere, diventare davvero una grande squadra come nei progetti di Ranieri e Cecchi Gori, intervistati da Enzo Baldini. E abbiamo sofferto tanto insieme, Quindi cosa promettete? Tornerete a vincere? Adesso abbiamo imparato che chi ci ferma più. Attenti a quei due. La vigilia non era stata facile per la squadra viola. Con la partecipazione UEFA già conquistata, l'approccio alla gara era più tranquillo, ma l'Atalanta nella partita d'andata, pur vinta dalla Fiorentina, aveva giocato bene, creando non pochi problemi a Ranieri. Ma già dalle prime battute si è capito che la Fiorentina ieri sera era la più forte. Nella squadra viola mancavano Baiano e Schwarz, nell'Atalanta Pisani e Vieri, e Mondonico, con la linea d'attacco di mezzate con Morfeo in ombra, poco ha potuto contro la voglia di vittoria viola. Nel primo tempo Ferron, che il prossimo anno indosserà la maglia della Sampdoria, ha arginato in tutti i modi gli acuti della Fiorentina, che ha avuto il merito di non chiudersi mai a difesa dell'1-0 dell'andata, ma di attaccare in modo ragionato. Così nel secondo tempo sono arrivate le reti di Amoruso e di Battistuta, che con 8 gol diventa anche capocannoniere di questa Coppa Italia. Una Coppa Italia che purtroppo è stata sfregiata da inauditi episodi di violenza, scontri fra tifosi e polizia, lancio di pericolosissimi razzi all'interno dello stadio. 70 i feriti, fra i quali il vicequestore di Bergamo, e tanta, tanta amarezza in più. Buonasera. Una poltrona per due. Potrebbe intitolarsi così la lunga corsa tra Protti e Signori per il titolo di capocannoniere. Cominciano con lo stesso passo i due bomber. Il primo a trovare il gol è il barese Protti, che gonfia la rete di taglia la tela dopo appena 3 minuti, con uno di quei gol che diventeranno il suo biglietto da visita. Una staffilata da 20 metri, forte a fil di palo. Tutti a scommettere su Viali, Signori o Stoichkov, e invece il primo gol del campionato è di Igor Protti. Complimenti. Grazie. Questi sono nomi assolutamente troppo importanti per me. Oggi ho fatto il gol subito all'inizio, chiaro, per me è una grande soddisfazione.
Signori risponde al 34esimo con un inserimento sul filo del fuorigioco che apre la goleada sul Piacenza. I due procedono appaiati anche la domenica successiva. Un bel tiro al volo, su suggerimento di Rambaudi, vale il secondo gol per Signori. Protti invece chiude il triangolo con Anderson e appena in area infila in diagonale il portiere Granata. Alla terza giornata lo scontro diretto. Il confronto tra Bari e Lazio si chiude sul 3-3, ma il duello Protti-Signori finisce 3-1 per il Barese. Protti, Igor, da Rimini. Con la tripletta di oggi, 5 gol in 3 partite. Igor, ora ti tocca esultare con la maglietta in testa. No, è chiaro che per quanto mi riguarda è una grossa soddisfazione, capocannoniere di Serie A, anche se sono solo 3 partite. Un colpo di testa che prende in controtempo Marcheggiani, un destro sul primo palo al termine di una bella azione personale, infine con un perentorio stacco di testa da Ariete Puri. Nel giorno del Protti Show, Signori risponde solo con un gol sul rigore. Il fallo è di Ricci, la trasformazione da manuale è di Beppe Signori. Alla quarta giornata contro l'Udinese, Signori mantiene le distanze trasformando dal dischetto, mentre Protti sale a quota 6, ancora con un inserimento da dietro, stop a seguire e tiro immediato. La giornata successiva, Signori rimane a secco mentre Protti allunga con un colpo di testa dal limite che sorprende Fiore. E poi inventa la rete che lo conferma capocannoniere del campionato con l'invidiabile media di un gol a partita. No, non credo riuscirò a mantenere questa media perché significherebbe fare 34 gol a fine gol a partita. Credo che sia decisamente improponibile, impossibile. All'ottava giornata un gol a testa. Signori apre le marcature contro la Juve. Protti al 90esimo chiude sul 3-2 il match di Firenze. Ancora una giornata di stop per Signori e Protti ne approfitta per salire a quota 9 grazie al rigore realizzato alla Samp. Alla 14esima giornata Signori accorcia le distanze con una doppietta. Il primo gol su azione con un inserimento perfetto sulla verticalizzazione di Winter. Il secondo dal dischetto con la classica bordata da fermo. Protti intanto raggiunge quota 10 gol facendo tutto da solo. Prima si procura il calcio di rigore e poi trasforma dal dischetto. Oggi sicuramente la squadra si è espressa molto bene. Ci ha sbloccato anche subito il gol, di conseguenza è stato tutto più facile, anche perché, ripeto, venivamo da una settimana difficile, o perlomeno da un periodo di un mese molto difficile, e oggi tutti ci tenevamo a fare bella figura, ci siamo riusciti. La classifica dei marcatori sempre in testa, Protti con 10 reti, questa volta raggiunto da Batistuta, a 9 reti Birov e Caccia, 8 reti Vialli, 7 reti Chiesa, Signori e Zola. La giornata successiva Signori si porta ad una sola lunghezza. Signori dal dischetto porta 9 le sue reti in campionato, solo una lunghezza dalla vetta. Alla 16esima giornata l'attaccante barese torna a guadagnare terreno. Protti approfitta dello stop di Signori e con una splendida doppietta stende un pagliuca frastornato. Il primo gol è da copertina. Protti prende palla sulla tre quarti, si accentra e dai 25 metri lascia partire un siluro che coglie di sorpresa l'estremo difensore interista. Per la doppietta Protti deve ringraziare un po' Anderson, che prova il pallonetto, e un po' il suo personalissimo fiuto del gol che gli consente di seguire l'azione e appoggiare in rete di testa la palla respinta dalla traversa. E la giornata successiva Protti incrementa ulteriormente il suo vantaggio andando a segno anche contro la Juventus. L'attaccante barese è bravissimo a farsi trovare pronto sul traversone che taglia l'area bianconera. Io ormai sono 4 anni che gioco nel Bari e sono innamorato di Bari, sono innamorato di questa maglia. Un gol per entrambi i bomber alla 19esima giornata. Direttamente su punizione il 14esimo centro del Barese che vale il pareggio col Torino. Signori invece incrementa il suo bottino dal dischetto nel rotondo 4-0 al Cagliari.
Alla 20ª giornata, nel nuovo confronto diretto, i due campioni danno il massimo e Signori riesce ad accorciare le distanze rispondendo con una tripletta alla doppietta di Protti. Il Barese apre le danze su calcio di rigore, Signori risponde due volte dal dischetto e poco dopo finalizzando una lunga azione nell'area pugliese. Allo scadere Protti, ancora su rigore, fissa il punteggio sul 4-3. Alla 22ª giornata, con il rigore che all'84esimo decide il derby, Signori si porta a quota 14, a sole due lunghezze da Protti. E la giornata successiva, il distacco si riduce ad un solo gol. Signori, con un preciso tocco d'esterno, anticipa Buonaiuti e realizza la 15ª rete. Alla 24ª giornata, i gol di differenza tornano due, con Protti che dal dischetto mette il suo sigillo sul 4-2 rimediato a Cagliari. Una doppietta a testa alla 26ª giornata e le distanze tra i due bomber rimangono invariate. La giornata successiva, Protti allunga di nuovo, andando a segno nel 2-1 al Padova per la 20ª rete stagionale. Signori però lo raggiunge alla 28ª giornata con una tripletta che stende il Vicenza. Due rigori e una girata volante delle sue e i due bomber, dopo 28 giornate, si ritrovano appaiati a quota 20 gol. Io i conti sono abituato a farli alla fine. Eravamo qua a parlare tutti di una squadra in crisi, di un signore in crisi. La squadra è riuscita a vincere, signori capocannoniere. L'equilibrio però dura solo due giornate. Alla 30ª giornata Protti si porta ancora avanti grazie alla doppietta alla Cremonese. ...22 gol in 29 partite giocate, un tocco morbido sotto rete e una staffilata da posizione decentrata e Protti torna al re del gol. 22 gol in 29 partite, 5 su rigore, gli altri su azione, quasi tutti spettacolari, soprattutto di destro ma anche di sinistro o di testa. Una tripletta, 4 doppiette, le ultime due consecutive tra mercoledì scorso e oggi. Il principe dei canonieri si chiama Igor, ma è italianissimo. Romagnolo di nascita e barese di adozione. Possibile che Re Arrigo non lo sappia? La domenica successiva, signori, lo raggiunge grazie alla quarta doppietta stagionale. La vittima è la Sampdoria, una delle preferite da signori. A maggior ragione questa volta che il confronto propone lo scontro diretto anche in chiave azzurra con Enrico Chiesa. Signori lo vince nettamente grazie ad un sinistro potente da fuori area e a un inserimento sotto porta. La giornata successiva, Signori contro l'Atalanta corona la rimonta e sorpassa Protti. Gol numero 100 e Signori diventa capocannoniere e protagonista di questa partita. È una soddisfazione doppia perché entro a far parte di quei giocatori che hanno fatto 100 con in Serie A. E poi perché ha permesso alla mia squadra di vincere la partita. Il lungo testa a testa tra i due bomber si conclude all'ultima giornata con un verdetto di parità. Signori realizza la 24ª rete sfruttando l'invito di Boxic e conquista per la terza volta il titolo di capocannoniere. Protti lo raggiunge con una doppietta, prima anticipando d'un soffio l'uscita di Rampulla e dopo al termine di una prolungata azione nell'area juventina. Una poltrona per due grandi bomber. Il campionato italiano 95-96 si chiude nel segno di queste due seconde punte micidiali sotto porta. Entrambi 1,70 m e poco più. Entrambi autori di gol da cineteca. Capocannoniere insieme con Protti, è il caso che fai i complimenti anche a Protti, no? Oltre che a Signori. Sì, voglio fare complimenti anche a Protti che mi ha dato il filo da torcere dalla prima all'ultima giornata. Se non sbaglio sono il primo giocatore nella storia in assoluto che riesce a vincere la classifica dei marcatori in una squadra che purtroppo è andata in Serie B. Credo di aver fatto qualcosa di importante. Non voglio essere immodesto, però credo di aver fatto veramente un ottimo campionato.
94esimo di gioco tra Bologna e Chievo. Bresciani spinge in rete l'ennesimo cross di Doni. È il gol partita che vale la Serie A per il Bologna con una giornata di anticipo. Fino a quel momento la coriacea quanto ordinata difesa dei veronesi aveva letteralmente chiuso ai bolognesi la via del gol. Una vera e propria sofferenza per i 35.000 tifosi del Dallara venuti per festeggiare la promozione. Una sorta di angoscia, sempre sportivamente parlando, che il grande Haller aveva esorcizzato così. Io ho sparato proprio l'ultimo minuto, perché prima hanno fatto due azioni formidabili, io speravo proprio l'ultimo momento. Gol a parte, partita e spettacolo pesantemente condizionati dal nervosismo dei bolognesi e dalla grintosa aggressività dei veronesi. Una sola eccezione, ma anche questa nei minuti finali, è per opera del Bologna. Perfetto il lancio di Bresciani, elegante il tocco di Doni, ma diciamo che è stato bravo il portiere Gianello a respingere il tiro di Olivares. Una occasione anche per gli ospiti con Rinino al 37esimo di gioco, ma Antonioli sceglie bene il tempo per incontrare e respingere. Malesani difende i suoi e confida nella salvezza. Se questa determinazione la teniamo, diciamo, anche con la partita con Avellino, io ho tanta fiducia, ecco. Nonostante i 22 gradi all'ombra, Renzo Ulivieri non rinuncia al cappotto e sfodera la mossa vincente al 20esimo della ripresa quando manda Bresciani a rilevare Cornacchini. È da quel momento che i difensori veneti prendono a perdere colpi, anche se il gol arriverà solo al quarto minuto di recupero. Ulivieri, da quanti anni sognava il ritorno in Serie A? Da tanti, da quando sono venuto via, dai tempi della Sampdoria, 86, sono 10 anni. Che fine farà il suo cappotto adesso? Ma lo metto da una parte, lo lascio per un altro anno, è già il secondo anno, spero che mi funzioni anche per il terzo. Reggiana, battendo il Verona, ritorna in Serie A. I gialloblu, che la sicurezza della massima serie l'avevano avuta già domenica scorsa, festeggiano con i loro tifosi. Giro del campo finale di tutti i giocatori. Serie A allora, contenti? Sì, contentissimo. Bella vittoria. Sì, grandissima. Poi sotto la nostra curva adesso abbiamo festeggiato, è troppo bello, troppo. E adesso passa anche il Verona, che è andato in Serie A. Sì, sì, è una grande festa per tutti. Il gol del successo per gli emiliani arriva al 31esimo del secondo tempo. Gran tiro di sinistro da fuori area di Strada. Casazza si tuffa ma la palla è in rete. Fino a quel momento la partita, in una fosa giornata, era stata a fasi alterne. Occasioni per il Verona nel primo tempo, prima con Manetti dopo un passaggio di Ficcadenti, poi al 33esimo cross di Vanoli, il portiere Ballotta respinge, non riesce di poco la deviazione di De Vitis. Ed è De Vitis che 5 minuti dopo viene messo giù al limite dell'area. I veronesi recriminano il rigore, lo stesso giocatore tira poi la punizione ribattuta dalla barriera. Per la Reggiana al 42esimo un gol annullato, Gregucci insacca con un colpo di testa ma si era appoggiato sulla schiena di un difensore scaligero. Al primo minuto del secondo tempo gli emiliani impegnano il portiere Casazza che blocca un colpo di testa di Cevoli e 4 minuti dopo occasione per il Verona, una triangolazione di Zanini e De Vitis, palla per Fattori che solo davanti al portiere tira addosso a Ballotta. Ancora gli scaligeri al 18esimo con una punizione tirata da Ficcadenti che viene deviata in angolo. Azione d'attacco della Reggiana prima del gol con un forte tiro di Schenardi. Con gli emiliani in vantaggio il Verona cerca il pareggio ma è solo nei minuti di recupero che ha un'occasione con Tommasi. L'allenatore veronese Perotti è dispiaciuto della sconfitta. È dispiaciuto a tutti, però devo dire che ci siamo affrontati a viso aperto, noi abbiamo sbagliato le nostre palle gol, mentre la Reggiana ha trovato questo gol con un gran tiro di Strada. Gran festa nello spogliatoio della Reggiana, l'allenatore Ancellotti. Vittoria soffertissima, 37 giornate di grande sofferenza perché siamo partiti malissimo, poi piano piano con il grande carattere di questi giocatori siamo riusciti a festeggiare oggi. Il Perugia torna in A e ci torna dopo 15 anni grazie al successo contro il Verona 3-2 nei 90 minuti finali di campionato. I 28.000 tifosi presenti al Curi in uno stadio stracolmo hanno sospinto verso il traguardo della promozione la squadra che non ha avuto vita facile nella conquista dei 3 punti che l'avrebbero fatta tornare nel calcio al massimo livello.
difficile sofferta questa partita, perché il Verona, pur avendo poca birra ormai da spendere, è passato in vantaggio al 31esimo del primo tempo con Manetti, formidabile dalla sua conclusione da fuori. Per il Curi il rischio del KO resa ancora più reale dalla notizia del vantaggio della Salernitana Pescara. Assente Giunti, Galeone proponeva allora un cambio al tema tattico con Russo al posto di Goretti. La squadra ritrovava le misure, per il Verona si metteva subito scura. Negri al 42esimo pareggiava il conto e due minuti dopo Veghetto sullo slancio portava addirittura il Grifone in vantaggio. Ripresa con Verona che sfiorava il pari in un paio di occasioni e che lo centrava al 35esimo con Tommasi in mischia dopo una battuta d'angolo. Il rischio di perdere là in così malo modo dava vigoria fisica ai Grifoni che al 40esimo chiudevano partite promozione acquisendo la massima serie con un'altra rete di Negri di testa. Era la festa, quella classica con invasione di campo, gavettoni e fuori programma per tutti. Ai nostri microfoni Galeone e Gaucci. Che valore dà questa promozione? Ma è stata forse la più difficile. Ho fatto una promozione inaspettata, la prima col Pescara, ho fatto una promozione indovinata perché abbiamo indovinato tutti i giocatori, poi sono partito naturalmente col ritiro e tutto, sempre col Pescara. L'anno scorso una promozione che avrebbe fatto anche un morto con l'Udinese e non un allenatore, uno qualunque, non c'era neanche bisogno di allenatore. E questa è molto difficile perché la rincorsa è stata lunga e faticosa. Ci possiamo godere questa promozione, da domani penseremo agli eventuali ritocchi che ci saranno da fare per poter fare un campionato dignitoso nella massima serie.